Benvenuti alla puntata numero 20 di Electric Motor News. Ciao Serena. Ciao Marcello, benvenuti a tutti. E con questa puntata siamo arrivati a metà dell'anno, perché sono previste 40 puntate per quest'anno, quindi siamo alla ventesima, ed è un giro di boa per quest'anno 2006. E cominciamo subito con una notizia, perché la Fiat 500 è stata protagonista di una protesta, come tante, a Roma. Infatti la Fiat 500, che è stata realizzata da Riccardo Falci dal team EGRAF a Firenze, è stata trasformata in elettrica e dotata di quelle batterie a litio polimeri di costruzione coreana, le stesse che equipaggiano il kart elettrico di Marco Falci, primo kart elettrico al mondo a vincere una gara contro i kart a motore termici da 125 cm3. La Fiat 500 ha percorso il tragitto da Firenze a Roma con una velocità massima di 110 km all'ora, con un consumo equivalente a un litro di benzina per ogni 130 km di percorrenza. La macchina è stata esposta a Montecitorio come parte delle iniziative dei Verdi per appoggiare la discussione dell'emendamento presentato dal gruppo parlamentare dei Verdi per la liberalizzazione della conversione alla trazione elettrica dei veicoli circolanti. L'intervento legislativo si lega al disegno di legge misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, all'esame della Camera col numero 2272. In caso di approvazione dell'emendamento, sarebbe possibile riconvertire tutti i veicoli, in particolare i 13 milioni di veicoli Euro 0 ed Euro 1 circolanti, rilevano i Verdi, evitando peraltro i costi della rottamazione e dell'acquisto di un nuovo veicolo, garantendo un risparmio superiore a 10 milioni di euro all'anno sulla bolletta energetica e favorendo altresì un aumento dell'occupazione stabile nelle officine di oltre 70.000 unità. E naturalmente noi da qui, da Electric Motor News, non possiamo essere che favorevoli a un provvedimento di questo genere, anche perché questa possibilità di elettrificare, tra virgolette, le vetture già circolanti, è possibile in altri paesi europei e anche in Nord America. Serena. Sì Marcello, e parlando di Nord America, adesso vediamo un servizio che riguarda i taxi ibridi di New York e vediamo anche la presentazione di Yahoo Green Autos, dei famosi taxi cab gialli della Grande Mela. Vediamolo. And now I'd like to officially launch the Greenest City in America Challenge. The winning city will be awarded. I taxi di New York saranno equipaggiati di propulsione ibrida entro il 2012, in modo di ridurre l'inquinamento dal momento in cui rimpiazzeranno l'attuale flotta di veicoli, secondo l'annuncio fatto dal sindaco Michael Bloomberg. Parte di questa riconversione è già avvenuta, anche grazie all'iniziativa di Yahoo Green Autos e del Challenge delle città ecologica, che vede New York in prima fila con questa flotta di taxi Ford Escape Hybrid. Gli attuali taxi di New York consumano in media 17 litri di benzina per ogni 100 km di percorrenza, mentre con i nuovi veicoli ibridi i valori di consumo saranno di circa 8 litri per ogni 100 km. I dati segnalano che ci sono già in circolazione 375 nuovi taxi ibridi sulle strade di New York, di cui dovrebbero entrare in funzione altri 1000 taxi entro il mese di ottobre dell'anno prossimo, e che oltre il 50% del totale della flotta dovrebbe essere rimpiazzato entro il 2010.